Mister Scrivani, ottimi 60 minuti, poi cosa è successo nell'ultima mezz'ora per la sua angolana? Ma diciamo che forse è stato fatto un piccolo passo indietro rispetto alle due ultime prestazioni con L'Aquila e Chieti, nelle quali eravamo cresciuti. A livello di risultato ci ha detto male, come hai detto bene tu, i primi 60 minuti abbiamo fatto comunque bene, perché anche se loro il primo tempo avevano sbagliato un rigore, sul quale è stato bravissimo Pud a intercettare e bloccare la palla, poi siamo andati in vantaggio con una grande punizione di Stefano Cichella e devo dire che abbiamo anche concluso bene il primo tempo con ottimi traversoni in mezzo, bei cross, che mancava solo da sfruttare meglio, però il primo tempo è stato fatto, diciamo, parte i primissimi minuti, poi abbiamo fatto davvero bene. Faceva un gran caldo oggi, non era facile. Poi al secondo tempo invece siamo scesi fisicamente e contro un Avezzano comunque in palla, una squadra in salute, si è visto le ultime due partite, veniva da due ottimi risultati e hanno trovato il pareggio e poi forse ci hanno creduto un tantino più di noi. C'è stato poi l'infortunio del 2-1, ma cose che capitano, poi c'è stato anche il terzo gol. Come ho detto, ripeto, forse è stato fatto un piccolo passo indietro rispetto alle ultime due prestazioni, però questo insomma non ci deve fare abbattere, dobbiamo semplicemente continuare a lavorare, continuare a crescere per la grande, diciamo, per la giovane età della squadra nostra. Stiamo facendo bene, sicuramente potremmo fare meglio, però stiamo ponendo le basi per un ottimo futuro per la Renato Curi Angolana. Mister, se è d'accordo con me, l'unico rimpianto magari non averla chiusa prima sull'1-0 un paio di occasioni, poi bisogna ammazzarle queste squadre perché l'Avezzano ha grandi calciatori. Sì, l'Avezzano sicuramente ha fatto la partita sua, l'ha fatta bene, ha giocatori esperti, Marpioni, insomma, gente di esperienza. Sì, queste poi sono partite che si giocano sul filo perché comunque sia fa molto caldo e sono partite equilibrate. Magari l'episodio ha girato male nei nostri confronti oggi, però insomma, sinceramente c'è solo da continuare a lavorare, continuare a crescere e credo che ci siano tutti i presupposti per farlo.